Sono qui con i lavoratori e le rappresentanze sindacali della Tesec, un'importante azienda pisana per la bonifica e la gestione dei rifiuti speciali. Oggi stiamo per ottenere un grande risultato per l'azienda e per il territorio. Lascio a loro la parola per spiegare meglio. La società Tesec è una società che fa stoccaggio e trattamento di rifiuti e bonifiche ambientali. Noi avanziamo dalla regione dei soldi per la bonifica di un sito inquinato nella provincia di Pisa e ringraziamo tanto il Movimento 5 Stelle per aver presentato questa mozione dove chiede che ci vengano dati finalmente questi soldi. Ringrazio per la solidarietà che il Movimento 5 Stelle ha dato ai lavoratori. Siamo 175 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma il nostro non è solo un problema occupazionale, ma è anche un problema di natura ambientale, perché rischierebbe di rimanere a carico della collettività la bonifica di questo sito produttivo. La nostra è un'azienda di eccellenza nel trattamento dei rifiuti. Siamo stati la prima ad avere impianti di lavaggio dei terreni contaminati da idrocarburi e la prima a fare il ciclo integrato dei rifiuti, dalla bonifica allo smaltimento finale. Quindi chiediamo alle istituzioni di farsi carico, di prendersi impegno una volta tanto, di fare qualcosa. Ecco, oggi lo possono fare, intanto erogando quei soldi che spettano alla società Teseco e poi fare in modo che siano anche aziende del territorio a lavorare sui nostri siti. Noi abbiamo molto da bonificare, viviamo in una terra che è inquinata dal nord al sud. Ecco, noi vogliamo lavorare, chiediamo lavoro. Ragazzi, sono qui per chiedere quello che a loro spetta legittimamente, il diritto al lavoro e il diritto costituzionale. Qui oltre al diritto al lavoro si sta tutelando l'ambiente. Oggi forse il Movimento 5 Stelle porta a casa per la Toscana questo risultato. Verso la fine del Consiglio avremo il risultato, ma probabilmente possiamo dire già che abbiamo fatto qualcosa per questi ragazzi e ci auguriamo di continuare a farlo per tutti i lavoratori di questa regione.